E allora siamo a bordo del simulatore di Gabriele Goracci con i co-piloti dietro Mario e Massimo per scoprire in anteprima o riscoprire quello che a distanza di 5-6 anni torna a essere il circuito cittadino di kart di San Giustino. Punto della partenza, ci siamo. Logisticamente ragazzi, diciamo davanti a Terremoto, no? Praticamente i cicli FF, che è il drittone dove ci sarà una chicana. Massimo, che dici? Vieni Sì, pure allora avanti. da qui è il punto di partenza che rettilineo che si conclude con la staccata appunto più veloce del circuito. Dove si potranno fare anche dei sorpassi? Esatto, il punto sicuramente più idoneo per i sorpassi. Una bella curva a destra 90 gradi, abbastanza impegnativa perché si arriva con una discreta velocità, Velocità. grande frenata e quindi con tutti i pericoli che concerne. Una grande curva potrà essere questa qua, no? Sicuramente, Perché... E sicuramente, poi ci molto si mette in via spettacolare. Bufalini. Esatto. Eccolo qua, questo è uno dei punti più spettacolari Sì, sicuramente della gara. andiamo verso la parte diciamo più mista del circuito, brevi rettilinei e curve a 90 gradi che però sono divertenti e anche spettacolari per il pubblico, secondo me. Qui dicevamo c'è da ritoccare un po' l'asfalto, vero? Sì, questi sono i punti che ancora necessitano di qualche sistemazione. Come E ci sarà. promesso dall'amministrazione, aspettiamo questa. Ok, qui si lascia poi via Bufalini, si gira intorno per un'altra situazione abbastanza spettacolare perché è un po' in salita, poi in discesa, intorno all'unico giardino che ha nome di una piazza, Piazza Aldo Moro, no? Giusto. Questa breve salita che porta queste due curve in successione. Notiamo anche Roberto Battistelli che ferma il traffico, ora Ma la non riesce faremo, nell'intento. non riesce nell'intento, però noi stiamo naturalmente controllando e riguardando questo percorso, si sta girando intorno Massimo al giardino per poi affrontare la Esatto, discesa, no? come dicevo prima, questa serie di curve a breve distanza è impegnativa ma anche divertente. Ora siamo nella parte in discesa che immette sul breve rettilineo che porta verso la zona del monumento. Anche questo si affronta a una discreta velocità questa curva che Sì, stiamo diciamo vedendo. non elevatissima, però impegnativo perché arriviamo in discesa e quindi ecco un punto delicato anche per l'immissione in questo breve rettilineo e è importante anche questo. Un altro punto dove con buona volontà e collaborazione avversario uno potrebbe pensare a un Un sorpasso. sorpasso. Qui siamo nella parte parallela alla partenza e arrivo, che naturalmente andremo a raggiungere tra poco dopo aver toccato, come si suol dire, il monumento andando a destra, sempre in discesa, no? Esatto. Quindi come lo definiamo questo percorso? Ma è un percorso medio veloce, diciamo con una parte mista interessante, abbastanza classica per i circuiti cittadini, però ecco, ha un bel ritmo soprattutto, è divertente perché il ritmo, del giro è abbastanza impegnativo e comunque velocità sempre discrete. E poi arriviamo qui sul rettilineo di partenza dove c'è la famigerata chicane. Non tanto amata da chi? Dai piloti e da chi guarda? Ma più che altro dai piloti e dal personale che deve curare la sistemazione perché sicuramente sarà abbastanza presa di mira. Grazie ragazzi, Grazie a te. Goracci non correrà, invece Massimo e Mario sì, Battistelli pure. Buona gara. Grazie. Grazie. Praticamente quello che gli ha portato la macchina doveva fargli delle prove, credo.